La seconda occasione di un tavolo che è partito lunedì scorso, oggi si è sviluppato con la presenza dei parlamentari nazionali e dei parlamentari europei. Una piena presenza con la quale noi abbiamo focalizzato quello che sarà l'intervento in 5 punti in un memorandum che io a sintesi di questo incontro sto definendo. Innanzitutto la questione degli ammortizzatori sociali, la necessità di passare dal decreto legge di ottobre a quello che è l'auspicio in questi giorni in cui il Parlamento si riunisce per la legge finanziaria a 12 mesi e a un incremento di quello che sono i fondi degli ammortizzatori sociali. Un secondo capitolo, quello della formazione, in cui saremo impegnati molto noi come Regione, con Arti e con la valutazione delle risorse che possiamo mettere proprio perché attraverso le formazioni si possa anche dare un alleggerimento e una prospettiva di riconversione delle professionalità. Un terzo capitolo che è quello relativo alle relazioni industriali, perché tutti noi ci siamo impegnati, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, a attivare i nostri canali con soggetti che spesso sono soggetti multinazionali in un comparto che in Toscana riguarda più di 100.000 addetti, se ci mettiamo la pelletteria arriviamo a 115-120.000 addetti con l'industria. Che ci porta a 6-7 miliardi di fatturato. Quarto luogo, i fondi tosco-europei, ovvero quei fondi che possono essere dati alle imprese e che possono consentire un sostegno sulla ricerca, sullo sviluppo, sull'efficientamento energetico, creando quindi le condizioni per poter avere uno stimolo a chi guida le imprese per affrontare e sentirsi supportato nella crisi che molti chiamano strutturale. Un quinto capitolo che è quello delle moratorie, moratorie sul credito, moratorie sugli adempimenti fiscali, che soprattutto le piccole imprese, sono tantissime imprese sotto i 15 abitanti che fanno parte di questo indotto, possono godere anche considerando quello che era stata la situazione del Covid. Su questi 5 capitoli noi ci impegneremo con un memorandum a creare una traccia d'azione in cui fare un gioco di squadra toscana, una sorta di lobby toscana che a tutti i livelli, Parlamento nazionale, europeo, rapporti con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni categoriali, possa sulla crisi moda fare azione che si sviluppi in una logica che è quella davvero di essere tutti uniti, perché questo è il settore manifatturiero che coinvolge il 34% dell'economia toscana e occorre essere tutti nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini uniti per poter ricavare risultati concreti. Del Made in Italy e del Made in Tuscan, evidente che in una logica costruttiva rispetto a un sistema toscano, cercando di fare quello che in altre regioni è uno dei settori cruciali, e vediamo che sempre più questo settore anche nella dimensione da grande squadra. Noi rispetto a questa crisi dove possiamo intervenire e dove stiamo intervenendo? Ma italianissimi, ma contemporaneamente oggi parlano nella loro capacità di direzione con autorevolissime multinazionali per poter avere modo di parlarci direttamente. Però è evidente che, soprattutto per chi è evidente che nel momento in cui noi sviluppiamo delle politiche attive sul piano della formazione, cerchiamo di lavorare per mettere in campo risorse da parte dei fondi europei gestiti dalla regione, perché attraverso la cerchiamo di lavorare per mettere in campo risorse da parte dei fondi europei gestiti dalla regione, perché attraverso l'8%. Io sto lavorando in bilancio, sono più di 100 milioni, quindi azioni fiscali o moratorie sui crediti, ovvero su quelle misure che possano riattivare i processi anche aiutati di o riconversione o comunque di ricerca di inversione direttamente a i potenziali destinatari di inserirsi senza voler canalizzare i settori.